Un'auto tenta di investire agenti in Francia e caccia all'uomo. Terrorismo, smantellata la rete di Amri. Il 78% delle pensioni è inferiore a 1.000 euro. Massima allerta in tutta la regione dell'Isère in Francia. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'auto che ha tentato di investire un gruppo di 6-7 gendarmi che si stavano allenando. Per precauzione sono state chiuse tutte le scuole. Nuova operazione antiterrorismo, 5 le persone arrestate tra Roma e Latina, tutte riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni il 23 dicembre del 2016. Tagliare la gola e i genitali agli infedeli, alcune delle intercettazioni shock registrate dalla squadra Digos. È inferiore a 1.000 euro il 78% delle pensioni in Italia. Per le donne la percentuale si alza all'86,6%, lo rileva l'INPS. Quelle erogate nel 2018 sono 17,88 milioni ed è boom di pensionamenti anticipati. Lutto nel mondo del calcio, è scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro Emiliano Mondonico. 5 le promozioni raggiunte in A con Cremonese, Atalanta, Torino e Fiorentina. Indimenticabili le cavalcate europee con i bergamaschi e i Granata. Memorabile la sedia alzata per protesta contro l'arbitro nella finale UEFA del 92 fra Toro e Ajax. E questa era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci.